Avete mai guardato un pastore tedesco con attenzione? Oltre a notare quella strana gobba, anche le sue zampe posteriori hanno un'angolatura tutt'altro che naturale, come se stessero per cadere da un momento all'altro. Infatti, se ci fate caso, a volte trema addirittura a causa del dorso troppo curvato verso il basso. Ma come mai è fatto così questo cane? In realtà, questa caratteristica, oggi così marcata, è la punta dell'iceberg della storia di una razza modellata dall'uomo per i suoi interessi, tanto per cambiare. Guardate questa immagine. La sagoma blu è come era agli inizi del Novecento e quella gialla è come lo vediamo oggi, dopo che è stato modificato per fini estetici e per le esposizioni canine che hanno cominciato a premiarlo con queste caratteristiche discutibili. In origine il pastore tedesco era molto diverso perché le nostre esigenze erano diverse. All'uomo non interessava il cane appariscente, ma ricercava un cane da pastore che proteggesse il bestiame dai predatori. Quindi, come nasce il pastore tedesco e perché si chiama così? Lui è Orand von Grafrath, il primo pastore tedesco della storia. Ma in che senso il primo? Da dove è sbucato fuori? Alla fine dell'Ottocento in Germania si erano diffusi diversi ceppi di cani da pastore, in particolare quattro, che prendevano il nome dalle regioni di appartenenza. Nella Germania centrale c'era il cane pastore della Turingia, che era leggermente più piccolo ed energico, con il manto grigio e le orecchie dritte. Scendendo più a sud, invece, si diffusero altri due ceppi di cane pastore del Württemberg, un cane più grande e robusto, con le orecchie cadenti, e il pastore della Svevia, scuro e con il manto ricciuto. Il quarto ceppo, il cane di Münster, era in realtà di origine francese perché è proveniente dai territori al confine di Alsazia e Lorena, che vennero annesse alla Germania in seguito alla guerra franco-prussiana del 1870. Questo cane in particolare discendeva direttamente dai lupi, visto che era nato da accoppiamenti tra una razza di pastore scozzese introdotto in Francia nel X secolo e il lupo dei Monti Vosgi. Ognuna di queste varianti di cane del pastore fu la base di partenza del pastore tedesco. Vediamo come e perché. Quando in Germania gli estimatori dei cani da pastore aumentarono, diversi commercianti si improvvisarono allevatori per guadagnare soldi facili, iniziando a incrociare i vari ceppi tra di loro un po' a casaccio, senza seguire uno standard. Solo alcuni allevatori decisero di ascoltare i consigli di un certo, fate attenzione a questo nome, Max von Stefanitz. Von Stefanitz era un ufficiale prussiano ed è considerato come il padre del pastore tedesco. Nel suo allevamento, nella città di Grafrath, svolgeva una selezione mirata tra i vari ceppi di cane da pastore, con un solo obiettivo: creare un modello di cane da pastore unificato. Una sorta di cane bandiera dell'intera nazione, che si potesse anche esportare oltre frontiera. Le caratteristiche che doveva avere erano principalmente due: obbedienza e capacità intellettive, racchiuse in una struttura fisica che lui definiva adeguata. La svolta arrivò nel 1899. Von Stefanitz vide ad una fiera un cane da pastore di nome Hector Linksrein e fu un colpo di fulmine, perché quel cane per lui era il prototipo del pastore tedesco perfetto. Così lo acquistò e gli diede il nome di Orand di Grafrath. Piccola parentesi su Orand: sua madre Lene apparteneva ad un ceppo della Turingia, ma con alcune caratteristiche morfologiche differenti, e il padre di Lene aveva il manto di colore bianco. Avete capito bene. In origine i pastori tedeschi nascevano anche bianchi. Ecco perché ancora oggi può capitare che in una cucciolata spunti anche un cagnolino candido come la neve. Ma nel 1933 la società che tutela la razza decise che non dovevano essere più allevati i pastori bianchi. Altrimenti i cani usati nelle operazioni militari sarebbero stati troppo visibili durante i pattugliamenti. Purtroppo, sempre in quel gli anni, molti cuccioli vennero così uccisi perché considerati inutili. Alla fine, soltanto nel 2011 hanno dato vita ufficialmente ad un'altra razza, il pastore svizzero bianco, ma questa è un'altra storia. Tornando a Orand, lui da solo generò ben 150 figli. Von Stefanitz infatti era ossessionato dalla ricerca della perfezione, cosa che lo portò ad allevare in modo intensivo, facendo accoppiare Orand e i suoi figli con sorelle, figlie, insomma
parenti stretti e diretti. In questo modo le caratteristiche positive si tramandarono, ma cominciarono anche ad emergere pericolose patologie ereditarie, malattie come la displasia dell'anca e del gomito, comunissime anche oggi tra i pastori tedeschi, oppure come la mielopatia degenerativa, che può essere paragonata alla SLA umana. Sono proprio le conseguenze di questi incroci tra consanguinei avvenuti oltre 100 anni fa, che continuano ancora oggi. Visto che con l'industrializzazione i cani pastore servivano sempre meno, von Stefanitz ebbe l'intuizione di trasformarli in cani poliziotto attraverso l'addestramento. La fama del pastore tedesco si diffuse velocemente e anche grazie al suo debutto a Hollywood nel 1922 con Strongheart e poi Rin Tin Tin, durante la prima e la seconda guerra mondiale praticamente tutti gli eserciti decisero di arruolare questi cani alla pari di qualunque altro soldato. Sul campo i pastori tedeschi svolgevano compiti importanti, facevano da sentinella, portaordini e individuavano i feriti. Anche Hitler, che in questa razza vedeva la sintesi perfetta delle qualità tedesche, ne rimase affascinato e purtroppo usò i pastori tedeschi come guardie nei campi di concentramento. Finita la guerra restava un problema: il nome di questo cane. Lo so, forse vi sembrerà assurdo, ma il fatto che si chiamasse pastore tedesco, cioè che avesse la parola tedesco all'interno del nome, a causa della germanofobia che aleggiava nell'aria, per molti divenne un motivo valido per desiderare che sparisse, anche se il povero pastore tedesco chiaramente non aveva colpe. Nel Regno Unito gli cambiarono addirittura il nome in cane lupo alsaziano per risolvere la questione. Ma neanche la dicitura cane lupo andava bene, perché gli allevatori temevano che associarlo ai lupi potesse spaventare le persone o, peggio, rendere la razza illegale. Alla fine fu chiamato solo pastore alsaziano, almeno fino al 1977, quando il nome originale fu ripristinato. Gli anni successivi, fino agli anni 90, quando in Italia esplodeva la mania del commissario Rex, furono il periodo di massima diffusione del pastore tedesco, soprattutto grazie a un cane che chi ama questa razza non può non conoscere. Palme von Wildsteigerland, nata nel 1979, è diventata una sorta di leggenda per aver avuto 50.631 discendenti in tre generazioni. In pratica, se avete un pastore tedesco con il pedigree e fate le dovute indagini, probabilmente scoprirete che nel suo DNA c'è ancora una traccia del patrimonio genetico di Palme. Attualmente esistono due varietà di pastore tedesco: il pastore tedesco da esposizione, quello che, come detto all'inizio, ha subito la trasformazione più radicale per fini estetici, e il pastore tedesco da lavoro, anche detto grigione. Il grigione, lo dice la parola, si riconosce dal mantello di colore grigio, ma anche da un carattere più forte e da elevati livelli di adrenalina, dalla forse eccessiva reattività, e per questo non è un cane adatto a persone inesperte. Ma com'è vivere con il pastore tedesco? Se fate una vita serena e organizzata, amate le passeggiate e fare giochi con il vostro cane, il pastore tedesco sarà il compagno perfetto, sempre pronto ad assecondarvi. I problemi nascono quando il pastore tedesco viene scelto e poi parcheggiato in un cortile pensando che possa essere abbandonato a se stesso per ore e ore. La solitudine è la cosa che il pastore tedesco odia di più, perché, come abbiamo visto, è stato proprio selezionato per stare a stretto contatto con l'uomo. Quindi, se è costretto a una vita del genere, di isolamento e solitudine, chiaramente potrebbe sviluppare tutta una serie di comportamenti negativi. Primo tra tutti il disturbo ossessivo-compulsivo, che nel caso del pastore tedesco si manifesta spesso con il tail chasing, cioè l'inseguimento ossessivo della coda, fino all'autolesionismo grave. In questo grafico dell'Enci vediamo che il pastore tedesco è ancora uno dei cani più amati dagli italiani. Ma c'è un ma. La scelta di adottare un pastore tedesco, o qualunque altro cane in realtà, andrebbe fatta sempre con criterio, altrimenti il rischio è questo: trovarsi in situazioni impossibili dove cedere il cane sembra l'unica via di uscita. In Italia esiste l'Associazione Italiana Rescue Pastori Tedeschi, che da 10 anni si occupa di trovare una famiglia per quei cani obbligati a condurre esistenze povere di esperienze e di relazioni. Se fa
fate un giro su Facebook vedrete che c'è un numero infinito di gruppi e pagine dove ci si perde per la quantità di pastori tedeschi che cercano famiglia. Quindi, se proprio desiderate un pastore tedesco, vi invito a recarvi in un canile o in un rescue. E se invece avete già un pastore tedesco e volete migliorare la vostra convivenza, non esitate a chiedere l'aiuto di un educatore cinofilo. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, lasciate un commento e diteci di quale razza volete sapere di più. Vi aspetto alla prossima puntata di Che razza di storia. A presto!